soprattutto che ho veduto spesso come una specie, quindi hanno utilizzato per il brigato una delle vaccine. Si chiama Gatka, della tradizione indiana, iniziata dal 1450 metà, e adesso stanno preparando le armi che dopo dovranno fare l'esibizione. E questa arte marziale difende i poveri e non attacca, e è per i deboli, per l'indifesa. Per salire sul tappeto però potete toccare. Combattimento con la spada e lo scudo. Ci sono delle tecniche precise? All'inizio sì, ma adesso tirano a caso. Ma attenta, per difendere quando gli nemici tiravano gli archi. Le frecce, con gli archi tiravano le frecce e difendevano le frecce. Le palline prima all'antichità erano di ferro, quindi le frecce venivano bloccate. Però fare l'equilibrio di questo è molto più difficile, perché la palla si fa di le due. Non gli scappa dalla bocca, vero? No, non gli scappa. Sto pregando anche io, ragazzi. E finisca a parte questo, ora che facciamo? Non facciamo niente, non riusciamo. E questo ti dicevo che è un modo difficile da fare. Sono finiti 4 anni di allenamento. Ma speriamo che non tappi proprio oggi. E dove sono passati? Mi spettivo lì, le frecce andrebbero passare. Una buona media. 3 sono passati. Questa è la danza delle pugnali? Pugnale e tira pugno. E in danza si possono mescolare. C'era dei sicuri amici da. Ciao Pegna, te ne vina, tu thank you.
tutto un modo per metterlo, si copre quindi la testa, dopodiché si prende questo elmo che abbiamo chiamato Man, lo si mette in testa, si stringono i lacci. Dopo averlo fatto indosseranno questi guantoni che vedete davanti, si chiamano coté, e anche questa parte, il coté, a protezione dell'avambraccio e serve anche questo come punto valido nel kendo. Le pesa prima di parlare, altrimenti perdo il filo. Il mare, puttanesco, il prezzemolo, le vongole.